Questo sarà un video molto più teorico degli altri perché mi sono accorto che spesso parlo di MQTT ma non ho mai detto che cosa sia e perché lo uso così spesso. Ovviamente non voglio e forse non ne sarei neanche in grado, soprattutto in un video di qualche minuto, fare una lezione teorica su MQTT. Mi piacerebbe riuscire a spiegare in parole semplici cos'è e perché si usa molto in sistemi IoT e, per applicarlo al mio caso d'uso, anche i sistemi di home automation, dove normalmente viene utilizzato per implementare le integrazioni dei diversi dispositivi. Cercherò quindi di parlarvi di MQTT, che cos'è, perché si usa, l'architettura pubblicatore sottoscrittore utilizzata, che cosa sono i topic e infine che cos'è il famoso broker. Iniziamo quindi da che cos'è MQTT. MQTT è un protocollo di scambio messaggi nato principalmente per l'IoT. Per chi non lo sapesse, IoT è l'acronimo di Internet of Things, parole che negli ultimi anni hanno preso molto piede e sono diventate di uso comune anche tra i non tecnici, e descrivono il concetto di rete di oggetti fisici integrati in sensori, software e altre tecnologie che hanno lo scopo di connettersi tra loro e scambiare dati con altri sistemi e dispositivi attraverso internet. Già da questa definizione si capisce come calza a pennello per i sistemi di home automation. Infatti questi non sono nient'altro che software presenti su una rete, intranet o internet, dipende dal tipo di applicazione e caso d'uso, ma fa poca differenza, che dialogano in continuazione con altri sistemi e dispositivi. Vedi i nostri sensori di temperatura, contatti, interruttori, connessi a dispositivi che vivono grazie a un software o firmware scritto ad hoc per la funzionalità che devono implementare. Questi dispositivi possono comunicare verso il mondo esterno in base al software o firmware che hanno a bordo, dove chi lo ha implementato ha deciso cosa deve fare il particolare device e come, e se deve comunicare i suoi dati all'esterno e anche in questo caso come. Il come a livello fisico spesso dipende dal dispositivo che si ha a disposizione. Ci sono quelli che possono comunicare tramite scheda wireless LAN perché ce l'hanno a bordo, quelli che lo fanno tramite scheda Ethernet, chi lo fa tramite comunicazione wireless punto punto, ad esempio la comunicazione a radiofrequenza 433 MHz, e chi con un banale sensore infrarossi, e così via. A livello logico invece è necessaria una modalità di comunicazione che permetta a chi deve comunicare con il dispositivo di sapere come fare, una sorta di linguaggio. In maniera semplicistica questo è il cosiddetto protocollo di comunicazione. MQTT entra in gioco proprio in questo aspetto perché definisce delle regole di comunicazione tra dispositivi a prescindere dalla modalità fisica con le quali queste informazioni verranno inviate. Ad esempio, noi tutti i giorni, forse anche inconsciamente, utilizziamo un protocollo standard per la comunicazione su rete, l'HTTP. Ecco, questo è un altro protocollo con il quale i nostri dispositivi potrebbero comunicare con il mondo esterno, ed infatti molti lo fanno già tramite le cosiddette API. Un altro standard, forse il più diffuso e comune, che permette l'integrazione tra sistemi eterogenei. Detto questo, perché usare MQTT e non ad esempio l'HTTP che è il più conosciuto e più diffuso? La risposta principale dal mio punto di vista è per la leggerezza e l'efficienza del protocollo. Infatti i client MQTT sono spesso molto limitati come richiesta di risorse e quindi sono del tutto compatibili anche con dispositivi poco potenti e con poche risorse computazionali, come ad esempio i microcontrollori. Anche l'intestazione dei messaggi è molto piccola e quindi la dimensione del pacchetto da inviare rispetto anche ad esempio all'HTTP, e questo permette un gran risparmio di risorse di rete, molto utile quando si hanno a disposizione connessioni con banda limitata o poco efficiente. Spesso i nostri dispositivi infatti sono in posti non raggiungibili da rete cablata o wifi, ma devono comunque poter comunicare e in maniera efficiente. Un altro aspetto importante di questo protocollo è la bidirezionalità. Infatti MQTT permette la comunicazione bidirezionale tra dispositivi. Quindi un dispositivo può decidere di inviare un messaggio senza attendere che qualcuno glielo chieda e viceversa. Il protocollo HTTP ad esempio invece c'è sempre un meccanismo di richiesta e risposta. Ad esempio un server remoto non può decidere di inviare una pagina web a qualcuno senza che questo qualcuno gliel'abbia chiesta. Adesso che abbiamo capito in maniera generica cos'è MQTT e perché lo usiamo così tanto nei nostri sistemi di home automation, prima di parlare del famigerato broker, oggetto sempre presente nei nostri sistemi quando si necessita di integrare
integrazione MQTT, dobbiamo parlare dell'architettura MQTT per lo scambio dei messaggi. Questa architettura è definita pubblicatore-sottoscrittore, dove per pubblicazione si intende l'invio di informazioni, per sottoscrizione si intende la ricezione di queste informazioni. In parole povere, tutti gli attori coinvolti nella comunicazione MQTT, ad esempio le nostre luci, possono essere pubblicatori, sottoscrittori o entrambe le cose. Pubblicatori se hanno necessità di inviare informazioni, sottoscrittori se invece hanno necessità di ricevere delle informazioni. La nostra luce, ad esempio, la possiamo vedere sia come pubblicatore perché deve inviare il proprio stato acceso o spento, sia come sottoscrittore perché deve ricevere i comandi dall'esterno per accendersi e spegnersi. Un sensore di temperatura al 90% dei casi sarà solo un pubblicatore dei valori rilevati, mentre un semplice pannello display potrà essere solo un sottoscrittore, perché solamente riceverà le informazioni che dovrà mostrare sul display. Ma come funziona la comunicazione? Chi pubblica aggiunge al contenuto del messaggio anche una sorta di categoria chiamata topic. Chi sottoscrive dovrà decidere quali categorie topic di messaggi vorrà ricevere. Ad esempio, supponiamo di avere tre stanze: la cucina con un sensore di temperatura e un display per mostrarla, il soggiorno idem, mentre lo studio invece con solo il display per visualizzare le temperature di tutta la casa. Il sensore di temperatura della cucina pubblicherà i dati su un topic logico temperatura in cucina e il display sottoscriverà lo stesso topic. Stessa cosa per il soggiorno sul topic logico temperatura in soggiorno. Il display dello studio invece dovrà sottoscrivere i topic temperatura in soggiorno e temperatura in cucina. Se avessimo 50 sensori in tutta la casa con tante stanze, sarebbe scomodo sottoscrivere tutti i topic. Per questo ci viene in aiuto la struttura multilivello del topic, che possiamo vedere non come una semplice etichetta testuale, ma come un insieme di etichette, volendo anche gerarchiche. Un sottoscrittore potrà quindi abbonarsi ad una parte di topic. Ad esempio, lo studio sottoscriverà un topic speciale per indicare tutte le temperature, indipendentemente dalla provenienza, per ricevere tutti i messaggi inerenti alle temperature. Volendo, si può applicare lo stesso ragionamento, ad esempio, al display della cucina, se volessimo visualizzare tutti i dati inerenti alla cucina, nel caso avessimo anche un sensore di umidità. In questo caso il topic speciale sarebbe tutti i dati della cucina. Come potete capire, il sistema ha delle grandissime potenzialità. La cosa fondamentale è progettare bene i nomi dei topic che si devono gestire. Ed eccoci finalmente al nostro tanto amato broker. In poche parole, il broker non è nient'altro che un pezzo di software che è in perenne esecuzione. Di solito infatti è un servizio di sistema e gestisce le connessioni con i dispositivi e lo scambio o routing dei messaggi, oltre ad altre cose tipo la sicurezza, che però non stiamo qui ad indicare. Mantiene quindi una lista di client attivi e i relativi topic di sottoscrizione, riceve i messaggi inviati dal client relativo topic assegnato e in base a questo inoltre i messaggi ai client che lo hanno sottoscritto. Quindi torniamo all'esempio di prima e consideriamo il sensore di temperatura della cucina, il display delle temperature nello studio che sottoscrive il topic speciale tutte le temperature e un nuovo display delle umidità, sempre nello studio, che sottoscriverà il topic speciale tutte le umidità. Il sensore di temperatura invia la temperatura con topic temperatura in cucina, il broker la riceve e controlla i topic di tutti i suoi sottoscrittori connessi. Quindi invia il dato al display delle temperature ma non al display delle umidità. Questo perché il topic sottoscritto dal display delle temperature è compatibile con il topic inviato dal sensore. Il topic invece del display delle umidità non è compatibile con il topic del sensore della temperatura e quindi non riceve l'informazione. Qui termina questo video. Con questi pochi minuti spero di averti fatto capire qualcosa in più sul protocollo MQTT. Se sei arrivato ad ascoltare fin qui ti ringrazio e spero che il tempo dedicato ti sia stato utile.